Buonasera a tutti, benvenuti alla prima puntata del video talk di Legambiente Trani. Ci vediamo a casa. In questa puntata affronteremo una tematica molto a cuore al circolo di Legambiente, che è il recupero della costa nord. Un lungo tratto di costa che collega le città di Trani e Barletta, che è stato, diciamo, oggetto per tantissimi anni di abbandono e degrado, e che ha visto ormai da oltre 30 anni l'impegno di Legambiente con svariati progetti e numerose attività. Quindi passo subito la parola a Pierluigi Colangelo, che è presidente del circolo, che racconterà un po' questa lunga storia. Ciao a tutti. Una lunga storia perché effettivamente la storia della costa che va da Trani a Barletta coincide con la storia di Legambiente. Legambiente a Trani nasce proprio per degli interventi di tutela di quel tratto. L'intervento è stato quello relativo alla distilleria, alla ex distilleria Angelini, che in maniera inverosimile era collocata alle spalle del castello di Trani. Poi, dopo questa prima denuncia, c'è stato porto da parte di Legambiente ad altre ragazze. Siamo un po' sopra porto. Le attività iniziali di Legambiente si possono definire come Pars Destruens. Pars Destruens perché Legambiente nel 1989 e nel 90, quando dà luogo alle prime, purtroppo, denunce penali, si ritrova una situazione davvero inverosimile davanti ai suoi occhi. Sia il degrado derivante dalla presenza di una distilleria, dall'ex macello abbandonato, la situazione alle spalle del cimitero, il depuratore allora che era assolutamente mal funzionante, per poi proseguire fino al confine con Barletta, per ritrovare da una parte e dall'altra, quindi lato Barletta e lato Trani. Ora parlerò del lato Trani, poi il presidente del circolo di Barletta ci racconterà invece, purtroppo, anche di quelle che erano le situazioni a ridosso della città di Barletta. Ebbene, lato Trani ritroviamo la presenza delle industrie del marmo. La cosa sconcertante era la situazione di assoluta normalità. Il fenomeno che noi poi abbiamo arginato con le denunce penali, ovvero sia di sversamento di residui della lavorazione del marmo, sversamento dei fanghi della lavorazione del marmo in quel tratto di costa, oltre 3 km di costa, era ritenuto assolutamente normale, perché evidentemente dopo il periodo di guerra, anche ora siamo in una situazione un po' emergenziale, le esigenze della ricostruzione avevano lasciato che l'ambiente fosse assolutamente maltrattato, impiegato come una discarica. Perché storicamente si localizzano lì le industrie del marmo? Perché inizialmente hanno bisogno della sabbia per il processo di raffreddamento del ciclo di lavorazione, e poi perché hanno un posto dove tranquillamente possono scaricare tutti i residui della lavorazione del marmo. Io ricordo ancora quando riuscimmo a portare l'allora procuratore della Repubblica, Leonardo Rinella, il quale, come noi, era sbalordito per la situazione che si ritrovava davanti agli occhi. Ma io ricordo questo, che potrebbe sembrare un aneddoto, di come noi si era lì con una macchina assolutamente anonima, era l'autocivetta della polizia giudiziaria. E chi stava lì scaricando era infastidito della nostra presenza, perché era arrabbiato perché c'era una macchina che gli impediva di andare a scaricare, non come normalmente da 40 anni,
aveva fatto e come intendeva continuare a fare. Quindi ci siamo ritrovati in questa situazione di pacifica normalità da parte di quelli che erano gli operatori del settore. Questa situazione di abbandono ha poi causato un sovrapporsi di fenomeni di microcriminalità su tutta l'area. Ora andiamo un po' a descrivere attraverso l'intervento di alcuni degli attivisti ambientalisti che si sono occupati anche insieme a Legambiente, ma rimarchiamo che non solo Legambiente si è occupata di quell'area, ma anche altre associazioni, anche volontari. Ora andiamo a individuare quelli che sono i punti di pregio, perché finalmente dopo decenni e decenni di battaglie la situazione si sta invertendo per recuperare il tratto costiero. Sentiamo eventualmente se Vincenzo passa la parola a Liliana. Sì, mi sentite? Sì, vai Liliana. Sì. Okay. Buonasera a tutti. Allora, io faccio parte del circolo di Legambiente Trani, ma in qualche modo sono rientrata anche all'interno del progetto portato avanti da Delfino Blu per l'ultima riqualificazione della costa e dell'area di Bocca d'Oro, e mi sono occupata delle ricerche storiche su questa vasca che ricade all'interno del territorio di Trani. Quindi diciamo che nel complesso che ha inquadrato in qualche modo già Pierluigi, quindi una costa piena di sostanzialmente a vocazione industriale, in questa zona c'è anche però un documento storico molto molto importante che va di pari passo un po' con quella che è l'area archeologica di Arisciane, che si trova un po' più a nord, che invece ricade nel territorio di Barletta. Magari appunto gli amici del circolo di Barletta potranno sicuramente dare un accenno anche su questo. Per quanto riguarda Bocca d'Oro, è un documento, come dicevo prima, molto importante, perché è l'opera, l'unica traccia che rimane di un'opera mai ultimata di un acquedotto, che è il primo acquedotto di Trani, che doveva portare dell'acqua salmastra, tutto sommato considerata potabile, dalla zona appunto di Bocca d'Oro e del Curatoio fino alle porte della città di Trani. Detta così oggi sembra un'opera quasi scontata, in realtà è stata un'opera che ha fondato le sue origini alla fine del Settecento, e dopo numerosissimi dibattiti all'interno di quella che è stato appunto il contesto storico del comune di Trani, poi ha trovato vita, un inizio di vita, solo i primi anni dell'Ottocento. Teniamo presente che l'arrivo dell'acqua potabile in tutte le città pugliesi arriva solo all'inizio del Novecento con l'acquedotto pugliese, che di pugliese ha solo il nome perché, come ben sappiamo, le acque arrivano sostanzialmente dalla Basilicata e in parte anche dalla Campania. Quindi un'opera importantissima per la gente appunto che non aveva di che bere, e in un momento storico molto, molto, molto particolare. Poi sarebbe divenuto un contesto storico di cambiamento con anche l'Unità d'Italia. Quindi rimane questo documento importante, che è una vasca sostanzialmente a forma di goccia, in cui la parte più ampia ricade verso la strada e la parte più assottigliata sbocca verso il mare, in un continuo dialogo tra le acque
acque sorgive salmastre che si vedono all'interno della vasca risalire attraverso appunto queste bolle d'aria e che defluiscono poi all'interno del mare. È un'opera, ovviamente, come dicevo, questo documento è un'opera, diciamo, solo l'inizio di quella che sarebbe dovuta essere una grande opera, appunto. Quindi solo la vasca di raccolta delle acque poi doveva essere collegata ad un condotto lungo 6 chilometri che si sarebbe dovuto affacciare appunto alle porte verso Porta Barletta, appunto all'ingresso di Trani, per poi portare l'acqua in quattro fontane monumentali all'interno della città. Un'opera appunto di cui rimane solo questo primo accenno e che non è più stata ultimata per una serie di vicissitudini sulle quali non abbiamo ancora fatto totalmente chiarezza. E passo la parola a chi vorrà appunto completare questo mio intervento con quella che è lo stato attuale delle cose, del perché la vasca di Boccadoro è sostanzialmente un punto focale ed importante a livello naturalistico. Fabrizio, ci sei? Eccomi, ci sono, ciao a tutti. Per chi non mi conosce, io sono una guida ambientale, un educatore del Circolo di Legambiente Trani e mi sono occupato appunto di, come dire, supervisionare dei lavori di sistemazione del vascone di cui abbiamo parlato finora. L'importanza a cui si riferiva Liliana è abbastanza palese, è uno specchio d'acqua, uno dei pochi abbastanza esteso e ricco di flora e di tipicità, tali da renderlo alla fine un, come dire, un rifugio per animali selvatici, animali di passo, in special modo per gli avicoli. La notizia interessante, ad esempio, è stata che l'estate scorsa ci andava a spasso un fenicottero. Che, insomma, vederlo da queste parti anziché a Margherita di Savoia è già una piccola grande conquista. Io mi sono occupato di presentare anche ai nostri, come dire, simpatizzanti o volontari, anche ai ragazzi del progetto ESC, conclusosi il 14 febbraio, Mare d'Inverno, di presentare, diciamo, la zona a livello naturalistico. Inizialmente, così come procedo quando porto escursionisti in guida. Quindi l'inizio di tutto è semplicemente una passeggiata dove sono ben lieto di dare spiegazioni quando mi vengono fatte domande su piccoli animali, insetti, piante, tipicità che più delle volte possono passare, diciamo, come dire, non di sfuggita, possono essere viste ma non osservate. Nella sventura che hanno vissuto questi luoghi c'è un grande insegnamento, tuttavia. Lo stato di abbandono ha fatto sì che in determinate zone della costa nord la natura si riappropriasse di ciò che è sempre stato suo. E allora abbiamo trovato anche specie che è un po' più difficile vedere in giro. Ci sono addirittura orchidee lungo la costa, oppure ci sono piante un po' più comuni ma di cui non si conosce la storia, come il finocchio di mare, che secoli addietro veniva raccolto e mangiato, preparato in conserva. Oppure la stessa importanza del canneto che ospita appunto uccelli migratori e stanziali. Diciamo che la mia aggiunta, oltre a questa presentazione naturalistica su campo, è stata quella di iniziare a far notare queste piccolezze che piccolezze non sono, e insegnare anche ai ragazzi come rispettare e come agevolare alcuni tipi di naturalizzazione. Noi abbiamo ripiantato delle tamerici, ad esempio, che sono una specie che è sempre stata presente diciamo, intorno al vascone, ma purtroppo per l'incuria e atti vandalici è andata via via, come dire, diminuendo, perché l'hanno bruciata, non avevano nulla di meglio da fare, insomma, che sfasciare tutto.
Cos'altro posso dirvi? È sempre bello quando ci si rende conto di essere riusciti a far vedere un altro layer, un altro strato di qualcosa. E la maggiore soddisfazione è quella, anche perché se non si impara ad osservare non si riesce ad essere produttivi negli effetti che si vogliono sortire. Quindi, cos'altro posso aggiungere? Mi passo la parola, attendo domande. Ci siete? Pierluigi? Allora sì, la riprendo io un attimo. Prima. Perfetto. Pierluigi, scusami un attimo, hai spento la tua webcam. Così ora vi ridò la visione del nasone. Perfetto. Allora, prima di passare la parola a Lello, così vediamo quello che accade sul versante di Barletta, quello che già con le parole di Liliana rispetto alla cooperazione con l'associazione Delfino Blu, le parole di Fabrizio che ha accennato al progetto ESC, qui stiamo vedendo una foto, adesso è un progetto europeo. Un progetto che si riferisce al Corpo Europeo di Solidarietà e che ha visto dei giovani tranesi spendersi per tracciare una possibile viabilità che nella nostra non tanto utopica aspettativa dovrebbe andare dal castello di Trani fino al castello di Barletta. Proprio perché quest'area è stata abbandonata. La restituzione ora vorrei essere una restituzione proprio in chiave naturalistica. L'idea è quella di tracciare delle greenway. Stiamo vedendo proprio le foto dei ragazzi che si sono occupati sia di attività di monitoraggio, sia attività di polizia, e sia di tracciare un percorso. Un percorso che ora molti già stanno ripercorrendo fino alle porte di Barletta. Ora, passo la parola a Lello e poi la riprendo per dare il senso compiuto di tutte quelle sinergie che si stanno mettendo in essere. Ecco perché siamo in tanti ad intervenire oggi, c'è il Legambiente Barletta, ci sarà Enrica di Spiaggiaverde, proprio perché ci sono una pluralità di progetti che sono la continuazione di un percorso iniziato nel 1990 che si auspica porti definitivamente poi al recupero di quell'area. Sentiamo Lello, io mi scompaio nuovamente dal video per dare spazio a Lello. Mi sentite? Sì. Buonasera, mi sentite? Ok. Innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. Io vorrei collegarmi subito con quello che Pierluigi hai detto tu all'inizio del tuo intervento, cioè il fatto che comunque molto spesso quello che è venuto su Trani è venuto su Barletta, cioè la presenza di aziende industriali che alla fine sono praticamente affacciate al mare. Il malcostume di avere gente che negli anni ha Lello si è bloccato. Si è bloccata, avrà qualche problema di connessione. si è bloccato. Sì, al massimo. Allora, io direi a questo punto, cioè, passerei la parola a qualcun altro finché non Se rientra. Mariano, se Mariano è in linea e vuole magari, visto che lo stiamo vedendo in Con me avete, fotografia, dare una grazie. testimonianza ad esempio dell'attività dei ragazzi. Tra l'altro Mariano è uno dei ragazzi che è stato invitato a Bruxelles, nel Parlamento europeo, proprio per raccontare di questo progetto di recupero costiero, proprio perché il Parlamento europeo ha ritenuto pregevole per l'assurdità del punto di partenza, perché come raccontava Lello, proprio perché abbiamo avuto questo malcostume di utilizzare il mare come pattumiera, il fatto che ora dei giovani abbiano inteso attivarsi per
per restituirlo alla pubblica fruibilità è stato ritenuto dal Parlamento europeo addirittura come il progetto ambientalmente preferito e individuato come miglior progetto ambientale per il 2019 nell'ambito dei progetti giovanili europei. Se Mariano è in linea e vuole darci una testimonianza, forse c'è Lello che ha ripreso. Se Lello ha ripreso, va bene. Lello, dacci un cenno se nel caso è ripreso, se no proviamo ad andare avanti con Mariano. No, Lello non c'è. Allora vediamo un po' Mariano, se c'è Mariano, se no passiamo alla parola. Sentite? Sì, Mariano. Sì, anche se va a tratti. Eccoti sì, qua io, Mariano, sei proprio tu. Io mi sento a tratti, provo a parlare, vediamo come va. Parla, al massimo ti fermiamo noi se non ti sentiamo bene. Sì, volevo raccontare la mia esperienza a Bruxelles con altri due volontari. Innanzitutto è stato un progetto in sé, è stato di un'elevata qualità, perché anche perché ha incentivato la partecipazione attiva della fascia più giovane, che solitamente si trova ad essere ai margini nella partecipazione per quanto riguarda l'amministrazione civica della propria città, quindi anche da questo punto di vista è stato encomiabile. Poi sicuramente la figura del tutor è servita in maniera sostanziale, perché personalmente, ma penso anche gli altri partecipanti, sono resi conto di aspetti che tralasciavamo, e quindi è diventato anche un percorso di apprendimento in itinere. E questo può anche essere, deve essere visto secondo me come un punto d'arrivo, nel senso che abbiamo fatto il progetto, ma come possibilità anche di creare una rete rispetto a quelle che possano essere anche altre realtà, con la collaborazione di enti che si occupano trasversalmente di ambiente, di sociale. Quindi l'esperienza europea è stata necessaria anche per mettersi in contatto con, oltre che nuove associazioni, anche con nuove prassi, nuove pratiche, possibilità di accrescere proprio il modus operandi sul territorio, prendendo in considerazione le esperienze di altri enti che si sono cimentati in progetti similari. Questa cosa. Datemi dei feedback. Sì, no, ti sentiamo ed è tutto molto chiaro, anche molto, molto bello. E niente, non lo so, se vuole vedere vogliamo vedere se ha ripreso Lello. Se Lello è con noi. Lello, ci sei? Sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Ok. Puoi riprendere. Innanzitutto, buonasera e grazie per l'invito. E, come dicevo prima, praticamente mi ricollego a quello che ha detto all'inizio Pierluigi. Anche su Barletta, qui da noi, mi sentite? E ti sentiamo, Lello, tutto bene? Mi sentite? Sì, certamente, ti sentiamo, Lello, continua. Ah, ok. Anche su Barletta, qui da noi, purtroppo abbiamo avuto questo problema, cioè quello di avere le aziende che si affacciavano praticamente sul mare. Tutta l'azienda industriale di Barletta si è sviluppata lungo la costa che ci unisce a Trani. E così come a Trani, anche Barletta è stata devastata da chi molto spesso ha usato delle zone poco frequentate per come discarica a cielo aperto. Dispiace perché invece c'è tanta gente che si è adoperata negli anni. Io menziono solo uno dei tanti, ma forse il più simbolico, lo storico Giuseppe Savasta, che nei suoi momenti di libertà, di tempo libero, si recava proprio nella zona di Aricianne e ha raccolto tanti di quei reperti archeologici di più svariata natura, da aver poi maturato il desiderio
di volerle restituire alla città attraverso un museo. Purtroppo, diciamo, non è riuscito a realizzare quello che era la sua idea, è morto prima. Perché dico questo? Perché questa esperienza dello storico Savasta ci deve far capire che questi luoghi, e parliamo diciamo, di quella zona che unisce Trani a Barletta, quindi parliamo di Aricciana e Boccadoro, hanno avuto nel tempo una rilevanza storica notevole. Ed è nostro compito quello di restituire, diciamo, dei luoghi degni di essere chiamati tali. Ora, giustamente diceva Pierluigi, l'idea sarebbe quella di unire le due città attraverso, diciamo, non uno sbancamento industriale per passaggio di macchine, ma, diciamo, far unire le due città per un percorso naturalistico. Dopo di me penso Valeria Enrica che ogni tanto diciamo, mi manda a me, a qualche amico, delle foto meravigliose, meravigliose, che praticamente sono vicino al Lido che lei ha, Lido Spiaggia Verde. Questa testimonianza che alla fine noi abbiamo delle bellezze sotto casa e dobbiamo solo rendercene conto noi e far rendere conto agli altri di quanto abbiamo. E il nostro compito, oltre a preservare questi luoghi, deve essere quello di portare quanta più cittadinanza possibile a visitarli, perché solo così avremo, diciamo, riusciremo in due operazioni. La prima sicuramente faremo vedere determinati luoghi a chi magari non immagina neanche esistano. E il secondo, non meno importante, il fatto che facendo rivivere determinati luoghi si allontana sempre di più diciamo, la gente che visita queste zone solo per lasciare immondizia o per appiccare incendi o per quant'altro. Quindi far rivivere questi luoghi e frequentarli significa creare un deterrente per gente che invece li deturpa solamente. Sicuramente Enrica potrà raccontare tanto di questi luoghi, perché ripeto, almeno dalle fotografie che ogni tanto invia, viene voglia di viverli, di passeggiare, di passare qualche ora immersi nella natura. Quindi, diciamo, io mi auguro, ovviamente accolgo l'invito. E mi auguro che questo sia, diciamo, solo una fase di passaggio affinché le due città si riescano ad unire con un passaggio, diciamo, ciclabile, naturalistico. Penso che Enrica, dopo di me, potrà spiegare, può dare le spiegazioni. Grazie. Grazie Perfetto, Enrica, sei stata invitata all'unanimità. Va bene, ed eccomi. Sì, allora io ho questa fortuna di trovarmi a metà strada, esattamente a metà strada dal percorso del percorso di cui stiamo parlando, che può di questo percorso possibile che può unire in maniera dolce, lenta, compatibile, sostenibile le due città di Trani e Barletta. E potrei aggiungere tante cose perché io la vivo tutti i giorni e a parte il mare, qualunque passeggiata io faccia appunto, mi dà l'occasione di scattare delle foto e di mandarle agli amici. E oltre alle cose che avete sottolineato voi, cioè a parte il mare, cioè oltre al mare di cui si è parlato, oltre all'aspetto storico di Vasca Boccadoro, oltre all'aspetto naturalistico di cui ha parlato Fabrizio, io ci aggiungo che in questo territorio, in questo tratto di costa, c'è anche molto di più, c'è tutta una parte di storia che continua a emergere. E che appunto lei l'ha citato Savasta, Giuseppe sì, il professor Savasta ha iniziato a tirare fuori negli anni 90
a cui si sono aggiunti studi anche più approfonditi da parte di geologi e archeologi. C'è tutto un paesaggio rurale, quindi c'è anche un paesaggio di uomo e ambiente, di collaborazione tra uomo e ambiente, che io vedo tutti i giorni quotidianamente e che in qualche modo si sta riprendendo, nel senso che questa era un'area di orti, alla fine, orti urbani, sia barlettani che tranesi, ma anche andesi, avevano le loro, e parlo solo negli ultimi tempi, delle piccole campagne qua, e in qualche modo si sta ripristinando, ma un'agricoltura, c'è gente che sta tornando a coltivare dei piccoli appezzamenti, piccoli ma anche grandi a livello anche commerciale, e questo dovrebbe essere la sua vera vocazione, una vocazione agricola, una vocazione di una vocazione culturale, con la cultura storica. Poi oggi non abbiamo i geologi, ma i geologi mi fanno sembrare una materia comunque complessa come la geologia, te la fanno sembrare un film da quante cose si possono capire da questo pezzo di terra. E niente, cosa ci faccio qua? Non voglio dire cosa io ci faccio qua, io vorrei dire cosa si può fare qua e cosa, come questo potrebbe rappresentare in realtà anche dal punto di vista economico un miglioramento. Cioè questa zona, se riusciremo tutti insieme, in collaborazione, a ripristinarlo, a fare, come diceva Lello, a viverlo maggiormente, in modo da allontanare, da fare da deterrente a chi lo rovina, perché comunque è storia quotidiana, e a questa bellezza che io vedo tutti i giorni si affianca lo scemo che butta la monnezza, che non sa cosa farne dei residui della ristrutturazione del bagno e li lancia in mezzo ai campi, eccetera. Se riusciremo con questa grande collaborazione che sta nascendo a costruire questo bellissimo percorso che si è pensato, che hanno pensato le Legambienti, che unisce le due città, se si riuscirà anche a recuperare, a mettere in rete tutte le persone che ancora quest'area la vivono, questo può essere un percorso di turismo bello, propositivo, poco impattante, e magari anche l'occasione per pensare a un diverso tipo di impresa, cioè un'impresa che non, anche un'impresa turistica che non si basa soltanto sul grande albergo, sulla spiaggia affollata o sulla discoteca, ma un turismo dove l'ambiente e l'impresa vanno a braccetto. Questo è il mio obiettivo. L'impresa che io sto facendo non la vivo bene se non sono anche un presidio per il territorio, e questo ci è capitato di farlo e lo stiamo facendo, e credo che in qualche modo si siano viste le differenze. Cioè noi abbiamo preso questo luogo e abbiamo iniziato a, anche se vogliamo, a fare deliatori, a segnalare le cose brutte che succedevano, a segnalare gli scarichi quando li trovavamo, a sollecitare le amministrazioni piuttosto che la Varsa, a AMIU, a chi di competenza, per tirare su le ferite per tirare su gli scarichi di quelli che lo considerano l'ambiente, il mare, come la loro discarica. E secondo me la differenza si vede, la differenza si vede. E niente, mi sono un po' persa, ma va bene, perché mi entusiasmo, ci sono troppe cose da dire su questa cosa, su questo pezzo di territorio, e quindi ogni tanto mi vago. Quindi secondo me questo è la costa nord di Trani o la costa sud di Barletta, devono diventare un unico, un continuo, perché comunque la natura non conosce il confine amministrativo, quindi queste sono le padule per tutti. E può essere un'ottima occasione per fare un esercizio di rete e di collaborazione fra quella che può essere l'impresa, la mia impresa, anche l'impresa agricola che sorge qua, fra la mia impresa, l'azienda agricola, il contadino e le associazioni ambientaliste. Fra la mia impresa, il contadino, le associazioni ambientaliste
e le associazioni del turismo lento, pensiamo ai camminatori, pensiamo a chi percorre la via Francigena del Sud, quindi collaborazione fra gli enti che ho citato prima e la storia, la sinergia è un ottimo terreno per provare una sinergia tra tutte le componenti positive e propositive della società che stanno iniziando a saltare fuori e dopo la pandemia saranno a mio parere l'unico modo per creare vita, non so, non economia ad alto livello, ma economia che dia anche soddisfazione. E niente, a questo proposito volevo solo dispiacermi del fatto che la pandemia ci ha impedito di portare avanti per ora un'idea che abbiamo avuto assieme a SIGEA, che è la società di geologia ambientale, Italia Nostra, Lega Ambiente stessa, e tutto quanto, e varie altre associazioni. Il 21 marzo, il primo giorno di primavera, volevamo fare un convegno dove eravamo riusciti a inserire dentro una serie di interventi significativi che rappresentano solo una parte di quello che si può dire su quest'area. Era un convegno su Ariciana e Bocca d'Oro, perché è un tutt'uno deve dire. Basta, lascio la parola, semmai intervengo di nuovo. Ok, io approfitto perché prima Pierluigi ha citato il corpo di solidarietà europeo e volevo chiedergli in che cosa consiste e qual era il progetto che è stato portato avanti come corpo di solidarietà europeo. Allora, riattivato l'audio, è riattivo anche il video, è un po' più lento. Allora, l'European Solidarity Corps è il programma che sta sostituendo a livello europeo, nell'ambito dei programmi di mobilità giovanile, il programma Erasmus, molto più noto effettivamente, un programma che ora appunto assume questa denominazione, European Solidarity Corps, che è nato in occasione del terremoto dell'Aquila e che ha visto per l'appunto dei ragazzi occuparsi di quelle che possono essere problematiche del territorio. Nello specifico Trani ha addirittura beneficiato di 3 progetti di European Solidarity Corps. Questo mare d'inverno che ora mi accingo a spiegare e poi altri 2 progetti, uno relativo all'incontro interculturale e l'altro invece sempre coinvolgendo dei giovani, Food for You, relativo all'attività di socializzazione, di aiuto alimentare, mai più attuale appunto del momento storico che stiamo vivendo. Per quanto riguarda il progetto Mare d'Inverno, questa denominazione in realtà un plagio del nome della canzone, è stata impiegata per sottolineare come normalmente, anche quello che dicevamo un po' tutti quanti, normalmente il mare viene trascurato, viene dimenticato soprattutto d'inverno. Ecco che soprattutto nel periodo invernale, per un anno, 6 ragazzi tranesi, coinvolgendo a loro volta altre realtà, coinvolgendo i detenuti, coinvolgendo altre scolaresche, coinvolgendo altre opportunità attraverso anche quelli che sono stati dei PON, attraverso l'alternanza scuola-lavoro, ad esempio con il liceo classico, hanno svolto sia un'attività concreta, pratica, quella cioè di tracciare un vero e proprio sentiero che si dipana dal cimitero di Trani fino a Bocca d'Oro, Spiaggia Verde, per poi voler proseguire con una prossima progettualità sino al castello di Barletta e sia svolgere un'attività di sensibilizzazione, in ciò aiutati per l'appunto soprattutto dal coach, da Fabrizio, ma anche da Liliana, per tutte quelle indicazioni che sono poi servite per presidiare il territorio, così come Lello in maniera fondamentale ha sottolineato, è proprio il presidio, la presenza sul territorio
che è in grado di scongiurare fenomeni di sversamento di rifiuti, fenomeni di microcriminalità, che in questi giorni purtroppo si stanno leggermente riaffacciando, proprio perché taluni, approfittando della situazione di isolamento, del fatto che tutti siamo a casa, ecco che si affacciano, così come è successo per l'episodio quasi folcloristico, ma in realtà in maniera sarcastica, di Molfetta, dove è stato sorpreso qualcuno che si fermava appositamente a mare per buttare rifiuti. In quei luoghi ancora questo accade. Quindi in sintesi il senso del progetto è stato proprio quello: rinaturalizzare, piantumare e segnare soprattutto un itinerario. Infatti, se ora andiamo a percorrere quei luoghi, troveremo proprio il logo di Mare d'Inverno, che è una piccola onda che sta a segnare sia il percorso sia quelle che sono le spiagge accessibili. Mentre eravamo ora in conversazione, ci è arrivato un messaggio anche da parte dell'amministrazione di Trani, che oltre che apprezzare l'iniziativa di oggi, anticipa come anche l'amministrazione si sta occupando di una potenziale rivalutazione proprio in chiave ambientale, un parco ambientale per l'area. Noi speriamo di essere da stimolo alle amministrazioni, a quella attuale, come a quelle che possono essere le amministrazioni che verranno, proprio perché noi è dal 90 che ci occupiamo di tracciare questo percorso. Non vi è stato solamente il progetto Mare d'Inverno, ma mi sono state tutta una serie di pluralità di progetti, mi sono state una serie di sinergie, e la parola fondamentale che deve essere impiegata. Vi è stato un altro progetto, sempre di ambito europeo, che ha visto Barletta e Trani cooperare, il progetto Clean Sea Life, un progetto volto a pulire, ma anche a monitorare quello che era l'inquinamento delle spiagge. Infatti quel tratto litorale, fin quasi a ridosso proprio di Spiaggia Verde, è inserito nell'ambito delle spiagge a livello mediterraneo, che vengono monitorate per individuare quello che è l'impatto della marine litter. Quindi noi ci stiamo concentrando, non duplicando i progetti, ma piuttosto ponendo un progetto l'uno dopo l'altro nell'ambito di un unitario percorso. Io ho la tentazione sempre di dilungarmi, mi rendo conto, non sono abituato a questo strumento, quindi mi autolimito adesso, mi fermo per dare spazio ad altri all'interno e poi ritorno magari con ulteriori chiarimenti. Ok, grazie Pierluigi. Ricordiamo che questo talk sta andando in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook di Legambiente Trani. E a questo riguardo arrivano alcune domande. C'è Attilio Carbonara che ci chiede, un attimo di fare un po' il sunto, perché si è collegato solo in questo momento, se vogliamo tirare un attimo del tema della discussione. Abbiamo anche Anna Guacci che interviene e ci chiede se c'è un impegno o rispetto al ripristino dell'agricoltura in quell'area, o anche ricordiamo che quest'area è un'area molto particolare, in cui c'è un riaffioramento delle acque di falda, e da sempre è stata un'area dedicata alla coltivazione di ortaggi, in particolare di pomodori. Però ormai sono tanti anni che, a causa del degrado generalizzato dell'area, molti proprietari, molti contadini hanno abbandonato questi terreni. Quindi forse sarebbe anche importante ragionare anche su questo versante. Intanto se qualcuno vuole intervenire su queste
temi. C'è anche, vabbè, Ruggero Torzulli che condivide pienamente il discorso da Lello, anche diciamo sull'ipotesi di un grande progetto che mette insieme le due amministrazioni dei due comuni, e anche ci arrivano i saluti da Barbara da Taranto. Questo è il... Sì, certo, se posso intervenire, una cosa veramente importante su quest'area è proprio la parola che diceva prima Pierre della sinergia, cioè una zona che riuscì a convogliare tante forze proprio per risolvere delle grandissime problematiche. Infatti in questa zona, oltre alle associazioni che lavorano quotidianamente per rendere fruibile anche la spiaggia e quant'altro, spesso noi volontari abbiamo coinvolto le scolaresche, in particolare una classe del liceo socio-psicopedagogico ha svolto la sua attività di alternanza scuola-lavoro raccogliendo rifiuti, quindi in un modo particolare, quindi diventando veramente parte di un progetto di riqualificazione. Quindi da un lato Erto, dall'altro Delfino Blu, Lega Ambiente, ma tanti altri volontari. I ragazzi del SAC. È proprio una cosa meravigliosa, come una zona sia riuscita a diventare il cuore del volontariato, cioè il cuore dell'impegno. E quindi bisogna continuare proprio in questo senso, perché c'è bisogno di rimanere lì, perché se ci siamo e continuiamo a stare lì, a vigilare, a operare, quella zona verrà veramente rivalutata e rivalorizzata. Se invece quella zona diventa subito oggetto di vandalismo, quindi questo era quello che mi sentivo da evidenziare, cioè come un luogo diventa meravigliosamente un luogo di abbandono, diventa meravigliosamente un luogo di incontro e un luogo di ripartenza. In questo momento ne abbiamo proprio bisogno di ripartire. Va bene, queste sono le mie considerazioni, lascio la parola a chi vuole intervenire. Vai Enrico. Ok, perfetto. Io volevo dire due parole sulla domanda che ha fatto Anna, mi sembra, a proposito dell'agricoltura. Io non ho notizia di programmi diciamo che arrivano dall'alto per quanto riguarda il ripristino dell'agricoltura nella zona. Sicuramente c'è un tentativo di recupero dal basso proprio per quanto riguarda il... ci sono diversi giovani 35, anche 40 anni, eccetera, che stanno in qualche modo ritornando, ma nella costruzione di quello che deve essere l'impianto del nostro convegno abbiamo iniziato anche a raccogliere in qualche modo adesioni, abbiamo iniziato a conoscere, ad approfondire la conoscenza di chi l'agricoltura in questo posto la sta ancora facendo. E diciamo, se ci fosse aiuto dall'alto sarebbe molto bello, ma sicuramente io ho una speranza a partire proprio da quello che abbiamo tentato di fare e che comunque porteremo avanti, forse si potrebbe riuscire a costruire una rinascita di quest'area che, come giustamente dicevano prima, È un'agricoltura particolare, speciale, molto interessante e anche molto, molto compatibile proprio perché per questa scarsa necessità di impianti di irrigazione, perché l'acqua arriva, devi solo diciamo incanalarla, governarla, ma proprio sgorga. Non è sicuro che si riesca a costruire una rete in qualche modo a recuperare. Certo, un aiuto da parte delle istituzioni, ma una promozione, un sostegno a fare questa cosa sarebbe gradito e faciliterebbe. E niente, riguardo anche a quanto è stato appena detto adesso, invece, per quanto riguarda
diciamo, turismo, le scolaresche, tutto quanto. Quest'area è così bella, così ricca di storie da raccontare, che ogni evento che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti almeno una mezza dozzina nell'ultimo anno e mezzo, ha avuto un ottimo riscontro. Cioè ci siamo ritrovati una volta a far partire un'iniziativa il lunedì per la domenica, e la mattina mi sono trovata 150 persone, tutte da Barletta, da Trani, da Andria, tutte desiderose di ascoltare le storie che può raccontare, che possono raccontare Bisciano e Bocca d'Oro. Quindi sì, e questo perché sempre grazie alla sinergia che si sta creando. Quindi io non voglio fare conclusioni, però sicuramente le parole importanti per quest'area sono presidio, sinergia e collaborazione. E vabbè, fatemi essere poetica, bellezza e felicità. E comunque il fenicottero è tornato, l'abbiamo visto. Cedo la parola. Allora, se c'è qualche altro intervento, se no ci avviamo alle conclusioni. Io vorrei aggiungere una cosa velocemente, proprio visto che stavamo discutendo sulla parte della, diciamo, del recupero anche a fini, diciamo, agricoli. C'è una classe del corso serale dell'Istituto Alberghiero che dall'inizio di quest'anno posto la propria, diciamo, attenzione su quest'area. Abbiamo già fatto alcune iniziative e la loro, diciamo, idea è quella di dare, diciamo, una mano al recupero dell'area, anche immaginando un percorso proprio di rivalutazione del pomodoro della Padura. E anche abbiamo, diciamo, aperto un dialogo con l'ITS, che ha attivato un corso a Trani che si occupa proprio della valorizzazione, un corso sulla valorizzazione della biodiversità in ambito agricolo. Quindi ci sono veramente tante forze in campo che iniziano, cioè, che dialogano tra di loro e che veramente potrebbero fare, diciamo, massa critica per una rigenerazione dal basso, sia in ambito strettamente, diciamo, ambientale che agricolo e turistico. Io, vabbè, a questo punto, se non ci sono, diciamo, altre domande, passerei la parola a Pierluigi per tirare un attimo, diciamo, le conclusioni per la diretta Facebook, e poi, diciamo, continuiamo con chiunque voglia, anche con chi ci sta seguendo su Facebook, se vuole entrare all'interno della video chat per dialogare, poi, diciamo, continuare il dialogo insieme in maniera più, diciamo, meno formale. Allora, per concludere, poi naturalmente poi ci possiamo trattenere tutti quanti per l'ulteriore conversazione. Uno spunto, un esempio forse esagerato, potrebbe essere il paragone con la salina di Margherita di Savoia, in cui noi vediamo l'attività umana essere assolutamente in sinergia, sottolineiamo nuovamente l'impiego di questa parola, quindi non solo sinergia tra gli uomini, ma anche sinergia tra uomo e natura, qualcosa a cui siamo invitati in questo momento storico. Io ho sempre detto a me stesso che avrei
tanto voluto vedere che cosa potrebbe succedere sul nostro pianeta se improvvisamente. Scusa, la camera, Pier, scusami. Sì, perdonami. Ecco qua, spero che sia attivato. Ok, io ho sempre quasi quasi promesso a me stesso questo, vorrei vedere cosa succede sulla Terra se improvvisamente le attività umane si dovessero fermare. E quello che effettivamente purtroppo è accaduto in questo periodo nel mondo, ma in realtà, come diceva Fabrizio, come dicevano molti, il paradosso di quest'area che va dal castello di Trani sino alle porte di Barletta, che effettivamente è stata un'area che è stata, proprio perché è industrializzata, in realtà abbandonata a se stessa. Questa situazione di abbandono ha consentito poi il fiorire di tutta una serie di potenzialità naturalistiche fondamentali. Ora, la tentazione di impiegare un tratto costiero così vasto in maniera massiva naturalmente potrebbe esserci. Ecco da qui la necessità di sensibilizzare senz'altro le amministrazioni di Trani e di Barletta, perché questo patrimonio che ci siamo ritrovati tra le mani e che stiamo riscattando piano piano attraverso il percorso e il contributo minimo di ciascuno di noi, sia recuperato sì alla fruibilità indubbiamente, ma sia recuperato salvaguardando proprio l'aspetto naturalistico. In questo momento sono in essere attività di monitoraggio da parte di alcuni dei volontari di Legambiente, da parte anche dell'amministrazione. L'AMI è andata a rimuovere dei rifiuti di recente. Effettivamente stiamo stimolando un percorso che però dobbiamo assolutamente e rigidamente monitorare per evitare che ci sia una deriva, che ci sia una tentazione, quella di convertire magari improvvisamente tutti quegli immobili industriali in divertentificio, così sulla falsa riga di Rimini. Probabilmente non accadrà, ma non accadrà perché stiamo presidiando il territorio, quindi non possiamo assolutamente permetterci di lasciare sguarnito questo territorio. Questo è anche il senso dell'incontro di oggi. Noi ci stiamo incontrando qui virtualmente perché non è possibile farlo altrimenti, ma ci stiamo incontrando qua per essere pronti a ritornare su quel territorio come su tutte le altre realtà di cui le associazioni del terzo settore si stanno occupando qui sul territorio della BAT come della regione. Concludo così. Vincenzo, magari invitiamo tutti al prossimo appuntamento. Questo è un appuntamento che stiamo riproponendo ogni martedì con un argomento diverso, proprio per rimanere comunque attivi e vivi sul territorio. Sì, prendo un attimo la parola per chiusura. Per ricordare a tutti che questo è diventato un nostro appuntamento settimanale, approfittiamo delle condizioni di forza maggiore che ci obbligano a essere a casa anche per provare a discutere, a fare un po' il punto delle attività che ci vedono impegnati e di condividerle. Rendere queste azioni patrimonio collettivo, anche in vista per migliorare, per creare intorno a progetti come quello del recupero della Costa Nord, creare un movimento più vasto, creare anche un senso di comunità e di appartenenza a questi luoghi che ci sono stati sottratti per tanto tempo. Quindi rimandiamo, ci vediamo martedì prossimo sempre alle ore 19 con Ci vediamo a casa. Per tutti coloro che volessero, noi continuiamo la discussione su Jitsi, quindi potete raggiungerci sul canale Jitsi.
Un saluto a tutti. Ciao a tutti. Ciao e grazie a tutti. Buona serata. Salutate, salutate tutti. Salutate gli amici di Facebook. Eccoci. Ciao a tutti.